Siamo sempre nella galleria dell'Asia meridionale del Museo di Arte Orientale e siamo qui nell'ambito del culto della Dea, dei fedeli della Dea. Questo in particolare è un gruppo che si chiama Le Sette Madri, sono sette personaggi femminili. Io tiro subito la vostra attenzione sul fatto che sono nove. Come mai le Sette Madri sono nove? Perché a contorno, a chiusura, abbiamo qui Ganesha e qui uno Shiva che regge il liuto, uno Shiva Vinadara. E quindi quelle sette madri sono, come dire, messe tra parentesi tra due figure maschili. Magari poi proviamo a ipotizzare perché. Le sette madri sono il tentativo di dare un volto femminile a delle divinità maschili, cioè sono le paredre, le consorti di diverse divinità maschili del pantheon induista. Le riconosciamo da queste figure che stanno nel fregio sottostante. Queste figure sono quelli che si chiamano i veicoli, i vahana, di ciascuna divinità. E qui possiamo riconoscere per esempio un leone, un pavone, una gazzella, un elefante e così via. Guardate che Ganesha ha come veicolo il topo, e questo è consueto perché il Vahana, il veicolo di Ganesha, è appunto il topo, e siamo sicuri che questo personaggio è Shiva perché qui sotto c'è un toro, Nandin, che è inequivocabilmente il veicolo di Shiva. Non c'è tempo di spiegare le caratteristiche di ciascuna di queste sette madri, però facciamo vedere almeno solo la più terribile, quella che ha un aspetto più temibile, cioè Chamunda, e questo personaggio è maciato, vedete che è scheletrita, in alto dalla raffigurazione si vede che si possono contare le costole e che i seni sono avvizziti come delle borracce svuotate, ci sono delle descrizioni molto, molto vivide nei testi, ha delle zanne, e questo è decisamente un personaggio poco rassicurante, un personaggio con caratteristiche temibili. Perché sono racchiusi da due personaggi maschili? Perché tra le altre cose le sette madri in qualche modo incarnano la sessualità femminile e tutta la cultura indiana ha un sacro terrore della sessualità femminile e quindi è bene che siano circoscritte, come dire, sorvegliate da due personaggi maschili che devono servire a renderle un po' meno inquietanti di quanto in realtà siano anche per l'immaginario, soprattutto per l'immaginario religioso indiano, che lavora molto sui valori e sulla simbologia della sessualità femminile, perché è un immaginario religioso costruito da personaggi maschi che cerca in qualche modo di tenere a bada e di arginare qualche cosa che non si può tenere a bada e che non si può arginare. E questi mitografi ne sono consapevoli e gli artisti che traspongono in pietra le considerazioni dei mitografi ne sono altrettanto consapevoli.